Signore e signori, genitori, professori, dirigente scolastico, buonasera a tutti. L'orchestra della Scuola Media Padre Pio dell'Istituto Comprensivo Via Pietro Nani, costituita dagli alunni della classe seconda A di indirizzo musicale, e per la tromba da alcuni alunni delle classi seconda B, seconda E, terza A e terza B, vi do il benvenuto e vi ringrazio per essere intervenuti a questo appuntamento musicale che concluderà lo scolastico 2022-2023. Vogliamo ringraziare il nostro dirigente scolastico nella persona del professor Matteo Scarlato. Da sempre molto. Da sempre molto attento e sensibile alle attività musicali del nostro istituto. Un ringraziamento speciale da parte di tutti noi va alla professoressa Assunta Manna per la grafica di locandina e lui. Ringraziamo i docenti di strumento musicale che hanno guidato e coordinato l'attività orchestrale con grande dedizione e impegno. Per la classe di pianoforte, la professoressa Dina Caputo e il professore Giuseppe Panelli. Per la classe di strumenti a percussione, il professore Elio Spagnoli. Considerata una delle opere classiche del verismo, fu rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzo di Roma. L'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana è una delle melodie più celebri e più belle di tutta l'opera. Quasi tutte le opere di Pietro Mascagni hanno pagine sinfoniche di bella fattura, ma nessuna può eguagliare l'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana. Così intenso e struggente, ciò che colpisce di questa dolcissima melodia è la potenza evocativa e il grande afflato lirico. Si può suddividere in due sezioni. La prima sezione ricrea l'assolato paesaggio siciliano. Si fonda su un quartetto d'archi con un piccolo lamento dell'oboe. Nella seconda sezione gli archi eseguono una grande e passionale melodia all'unisono, influenzata dall'organo e punteggiata dall'arpa. L'intermezzo, con la sua melodia così bella, è entrato anche nel cinema. Alcuni famosi lo hanno infatti utilizzato per alcune scene dei loro film. Fu ripreso nel finale del film Il Padrino, parte 3, e fu usato anche per i titoli di testa del film di Scorsese Duro Scatenato. Ciò ha contribuito a rendere questa musica ancora più celebre. Per concludere, il carattere arioso ed etereo del brano è accompagnato dalla produzione di immagini di cieli azzurri aperti, solcati da nuvole leggere. Buon ascolto. Thank you.
il film horror del 1975, diretto da Dario Argento, che porta lo stesso nome. Il brano, caratterizzato da un'atmosfera inquietante e tesa, è diventato un'icona del genere con le sonore cinematografiche. La musica di Profondo Rosso si distingue per la combinazione di elementi rock progressivo, jazz e musica elettronica, creando un'esperienza sonora unica e coinvolgente. Il motivo è molto ricercabile e crea un senso di suspense e mistero perfettamente in linea con l'atmosfera del film. Profondo Rosso è diventato un punto di riferimento nel panorama della musica del film e ha ispirato numerosi artisti e compositori nel corso degli anni. Ancora oggi Profondo Rosso continua ad essere amato dai fan del genere terrore e della musica, rimanendo un esempio di come la colonna sonora possa contribuire in modo significativo a creare l'atmosfera e le emozioni di un film. Buon ascolto. Bye.
ballo era caratterizzato dall'esibizione delle ballerine, cioè schierate in fila l'una accanto all'altra, al tempo di una musica molto veloce e ritmata, alzavano ritmicamente le gambe. Durante questo movimento, esse si scoprivano parzialmente, emergendo dalle lunghe e ampie gonne e sottogonne in uso dell'epoca, suscitando l'entusiasmo degli spettatori, che spesso accompagnavano il ritmo battendo le mani. Nel dettaglio, il movimento del cancan si compone di una sequenza di quattro passi che si ripetono. Le ballerine si alternano sul posto. Nel primo e nel terzo passo toccano terra con ambo i piedi, nel secondo e nel quarto invece con un piede solo, lasciando l'altra gamba verso l'alto. Il primo slancio si effettua a gamba piegata, sollevando il ginocchio, il secondo invece a gamba tesa. Tutte le mosse appena citate sono state inventate dalla ballerina francese Louise Weaver. Questo è lo stile del cancan del Moulin Rouge. L'ultimo concerto, quindi già adesso siete a livelli altissimi.
Allora, buonasera a tutti, siamo giunti alla conclusione di, almeno per le attività didattiche di quest'anno scolastico, perché chiaramente il preside, la segreteria eccetera lavoreranno poi per preparare il nuovo anno scolastico, quindi abbiamo anzi il periodo dove ci sono maggiori incombenze. Queste manifestazioni insomma rendono il senso di quello che, dell'importanza della scuola italiana, della scuola pubblica italiana, l'importanza che ha nella società. In questi giorni, stavo riflettendo poco fa, che in questi giorni c'è stato l'anniversario di Don Lorenzo Milani, non so se qualcuno ha sentito, 100 anni dalla nascita. Io ritengo che Don Lorenzo Milani sia stato proprio la persona che ha incarnato diciamo il senso della scuola italiana moderna. Lui aveva un motto in inglese, I care, cioè io mi prendo cura, io ho responsabilità, io mi preoccupo, tradotto, no? A differenza di un altro motto che stava, diciamo, nel ventennio fascista, che era io me ne frego, nel senso che allora era per dare l'idea di un uomo forte, nella logica, diciamo, del ventennio, chi se ne fregava, chi era spavaldo, chi era un segno di un uomo forte. In contrapposizione a questo concetto, Don Lorenzo Milani tiene questo concetto che ognuno di noi invece non se ne deve fregare. Deve preoccuparsi invece, deve avere cura di che cosa? Di proprio come va la società, di come sono le persone, di come dobbiamo stare insieme, che siamo. Quindi il concetto fondamentale attualmente della scuola, la pedagogia della nostra scuola, qui ci ispiriamo, noi siamo convintissimi, questa scuola è convintissima di questa impostazione, è quella che ci dobbiamo preoccupare, tutti quanti, gli adulti devono preoccuparsi, devono avere cura di formare le persone e di allevarle. Quindi questo mi preme dire, questa è la nostra visione delle cose. Quindi siamo sempre impegnati ad avere cura di far crescere bene questi ragazzi, non dobbiamo mai invece non importarci di questo. Quindi venire, penso che questo sia lo spirito con cui tutti noi veniamo al lavoro la mattina nella nostra scuola, che ci sono anche mamme insegnanti della primaria, ma dall'infanzia, ci sta anche qualcuno dell'infanzia che abbiamo visto prima, quindi dall'infanzia, eccola lì, dall'infanzia alla scuola secondaria abbiamo sempre questo faro che ci guida, diciamo, questa luce a cui tendiamo, quindi la formazione della persona, e noi ci prendiamo cura della formazione della, al di là poi dello spettacolo, se è bello, brutto. Molte volte le scuole operano un po' come la pubblicità, come la reclama, no? Ognuno sembra che chissà che cosa fa, tutte queste iniziative. Ecco, noi in maniera molto semplice, quello che facciamo è prenderci cura dell'educazione dei vostri ragazzi, che è il compito essenziale, cioè di sostanza. Poi tutto il resto può venire bene o male, una rappresentazione non è importante, va bene? Quindi dovete essere sempre insieme a noi in questa attività. Io non mi dilungo più, penso che sia doveroso un bis. Ragazzi, cosa vi dite? Facciamo parlare il cancan a qualche professoressa? O no? C'è qualche professoressa? Volete parlare voi? Va bene, allora io direi di fare un bis, non so se. Magari vi accompagniamo qui, come abbiamo già provato a fare. E ringraziamo il professore Marco Taurisani per le immagini.